Amici, amiche, compagni e compagni, buonasera a tutti. Ringrazio di essere nuovamente presenti in questa piazza e rendere ancora omaggio a questa meravigliosa manifestazione che ormai organizziamo, come ho detto anche nelle altre sere, da ben 51 anni, dal 1973. Ringrazio anche i presenti che questa sera ci stanno onorando della loro presenza per incentrare un dibattito che tratterà prettamente le tematiche locali, che poi in effetti sono le questioni che più interessano e più sono vicine ai cittadini. Ringrazio Mino Borraccino per la sua presenza, Francesca Vigiano, Bianca dell'amministrazione comunale di Taranto, Mattia Giorno che sta arrivando, e poi ho voluto questa sera, o meglio abbiamo deciso insieme di essere presenti i segretari dei circoli dei comuni vicino a Faggiano, ossia Roberto Erario, che è il segretario del Partito Democratico della sezione di Roccaforzata, e Antonio Lecce, che è il segretario del circolo di Lizzano. Porto i saluti del segretario di Monteparano e della segretaria di Fragagnano, i quali hanno avuto dei problemi e quindi non sono potuti essere presenti fisicamente qui, ma ovviamente lo sono col cuore. Adesso passo la parola a Antonello, il quale insomma porgerà delle domande, dei quesiti ai presenti. Grazie, buonasera e vi auguro di passare un'altra sera qui con noi, e anche domani sera, che è la serata di chiusura e con un grande concerto degli Zimbaria. Grazie e buon proseguimento. Allora, buonasera a tutti. Michele Vergine, segretario cittadino, lo possiamo assumere alla RAI, credo, per quanto riguarda la presentazione almeno. E allora, siamo alla quarta serata di Festa dell'Unità in quel di Faggiano. Come diceva Michele, inizieremo questa sera con un dibattito politico, il terzo e ultimo dibattito politico. Perché questo? Perché nelle prime due sere effettivamente abbiamo trattato temi di carattere nazionale. Vi vorrei ricordare ad esempio la legge di bilancio che verrà discussa già da settembre, poi il salario minimo e così via. Nella seconda sera, mercoledì, invece, per chi era presente si ricorda perfettamente dell'incontro che abbiamo fatto con l'amministrazione di Faggiano, quindi trattando temi che riguardano Faggiano. Questa sera, come diceva il segretario cittadino Michele Vergine del PD, tratteremo qualcosa che riguarda proprio Faggiano e il suo territorio esteso. Allora, io direi subito di iniziare con la prima tematica, una tematica molto cara a Faggiano, ma non solo, vi accorgerete il perché, e parleremo appunto della ex discarica Vergine di Lizzano, che non è ovviamente di Michele Vergine, ovviamente ci tiene a precisarlo, e in contrada Palombara e Mennole, discarica che vorrei ricordare essere chiusa dal 2015, se la memoria non mi inganna, perché è sequestrata. Però in questi mesi pare che la nuova società che diciamo così ha messo le manine su questo giocattolino ha deciso di avviare una procedura, ovviamente parliamo dell'autorizzazione integrata ambientale, che potrebbe dare il via alla sua nuova attività. Ecco, io vorrei chiedere questa sera a Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia, a che punto siamo e soprattutto qual è la posizione in merito della Regione. Prego. Grazie. Buonasera, grazie a tutti, applauso, grazie ai compagni e alle compagne, perché parlare ad una platea di così tante persone sedute, pronte ad ascoltare, è un privilegio in un momento di crisi della politica, quando invece i dibattiti politici notoriamente annoiano. Colgo l'occasione per questa domanda perché è una domanda che interessa il territorio, nella fattispecie Faggiano, per quello, per la sua geografia e per la sua insistenza in un territorio, insieme ai comuni di Lizzano, di Fragagnano, di Roccaforzata, di Monteparano, che vedono questa discarica. Diciamo che la competenza della Regione sulla discarica è praticamente, su questa procedura, praticamente pari a zero, in quanto nel piano regionale dei rifiuti questa discarica non c'è, è una discarica privata che non entra nel piano regionale dei rifiuti dove vanno le discariche pubbliche,
l'autorizzazione è incardinata nell'amministrazione provinciale e devo dire che passati i giorni per consentire ai liberi cittadini, alle associazioni, alle amministrazioni comunali, ai partiti, a chiunque di poter fare nell'ambito di quel processo partecipativo le osservazioni, vale a dire quella procedura per opporsi, dove nel procedimento all'interno della conferenza dei servizi che ci sarà tra qualche mese, dove saranno discusse queste osservazioni. E devo dire che il Partito Democratico, soprattutto su iniziativa dei circoli, spesso si dice che la base non funziona. In questa vicenda i circoli, circolo di Lizzano, il circolo di Faggiano e tanti altri circoli, soprattutto della zona orientale della provincia di Taranto, ma anche della città di Taranto, insieme a tante figure istituzionali che stanno anche qui su questo palco insieme a me e anche altre persone che stanno sedute da quella parte, hanno presentato osservazioni. Io personalmente le ho presentate, ci sono osservazioni presentate da vari consigli comunali, da consiglieri comunali e da figure istituzionali, ma devo dire che soprattutto ci sono le osservazioni presentate da ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, che praticamente dovrebbe poter mettere una pietra tombale. Perché, senza entrare molto nello specifico, praticamente si vuole camuffare una nuova apertura per un semplice ampliamento di una procedura già in corso, e così non è. E devo dire che varie osservazioni, queste cose le ho scritte anche io, ma soprattutto le ha scritte ARPA con l'autorevolezza che ha l'Agenzia Regionale per la Protezione per l'Ambiente. Adesso chiaramente il procedimento è incardinato nell'amministrazione provinciale, che con i tecnici, che non è una vicenda politica, una vicenda squisitamente tecnica, dovrà rispondere, e poi ci sarà tutta questa discussione nell'ambito della conferenza dei servizi, dove appunto saranno discusse queste osservazioni. Quindi bene ha fatto il Partito Democratico, il circolo di Lizzano, il circolo di Faggiano, il circolo di Rocca e tanti altri circoli, per la verità tantissimi, ad organizzarsi e a spingere su questa opposizione che è fatta in quel periodo estivo. Probabilmente ha colto un po' tutti quanti di sorpresa, però il Partito Democratico ha risposto, e devo dire che ha risposto anche bene con quella anche grande manifestazione che c'è stata a Lizzano. Ma come ho sempre detto e chiudo, le manifestazioni sono importanti, sono importantissime, ma ancora più importanti erano le osservazioni. Se non ci fossero state quelle osservazioni, forse oggi staremmo a parlare un linguaggio diverso. Oggi invece siamo abbastanza più sicuri perché siamo entrati nel merito della discussione. Grazie Mino Borracino, grazie per questo intervento. Io prendo parte di questo intervento, Mino, tu parli, no, di procedure, le procedure sono importanti e hanno poi una loro vita, un loro percorso, e questo mi permette di fare ora una domanda ad Antonio Lecce. Buonasera Antonio, segretario cittadino, facciamogli un applauso, grazie, segretario cittadino del PD di Lizzano. Allora Antonio, voi avete effettivamente letto le carte, tu in primis hai studiato la situazione com'è lì, ci racconti in breve ovviamente qual è la problematica più importante di quella discarica? Intanto io sento il dovere di ringraziare, come ha fatto Mino, Michele Vergine, i compagni e le compagne del Partito Democratico per questa cornice bellissima, e non è davvero facile trovare questi spunti di riflessione insieme da cittadini che si incontrano per fare festa, ma discutono anche, perché il problema della discarica Vergine era proprio tutto focalizzato dall'uscire dall'equivoco di che questa fosse una battaglia ideologica, altrimenti insomma nella possibilità che questa fosse una sindrome di NIMBY diffusa, no? Cioè la discarica esiste perché esistono, perché ci vogliono, solo che non la vogliamo in casa nostra, magari preferiremmo che fosse un'altra parte. Non è questo il caso della discarica Vergine, e su questo abbiamo impiantato tutta la nostra azione politica, e la cosa più importante è stata proprio uscire dal noto al conosciuto. Tutti citano la Bibbia, nessuno l'ha mai letta. Questo era il caso della discarica Vergine. Tutti citano la discarica Vergine, nessuno ha mai letto le carte. Se leggete le carte, c'è da veramente tremare i polsi se si è amministratori, oppure ad avere paura se si è dei cittadini, perché quella discarica nel 2016,
nel 2015, nel 2017, ARPA ci ha fatto dei rilievi e ci ha già detto più volte, poi l'ha riconfermato con le osservazioni di qualche mese fa, che in quella falda lì ci sono dei contaminanti che hanno superato il limite soglia. Questo significa che bisogna entrare in una procedura prevista dal testo unico ambientale, perché esistono le leggi su queste cose, e quando i cittadini le conoscono si esce dal dibattito ideologico, discarica sì, discarica no, ma si entra nel merito della legge. L'articolo 242 prevede una serie di prescrizioni. La Lutum ha preso quella discarica pensando di poterla riaprire il giorno dopo, così non è stato, perché in quella discarica insistono dei problemi dal punto di vista ambientale che vanno prima risolti attraverso, soprattutto, questo mi va di ripeterlo sempre, la caratterizzazione dei luoghi. Vi faccio un esempio: viene contaminato un sito, la prima cosa che bisogna fare è studiare, vedere quanto è stato contaminato per mettere in piedi le misure di sicurezza d'emergenza e di protezione ambientale. Questa cosa non è stata mai fatta. Se non si fa questa cosa, grazie a Mino e a tutta la rete del Partito Democratico, perché c'è una data importante in tutto questo, che è il 30 giugno, c'eri anche tu Antonello, quel 30 giugno, ecco perché sono importanti i partiti, e meno male che a Faggiano ancora esiste un partito che riesce a mettere insieme ancora tanta gente. In quel 30 giugno siamo passati dalla fase del noto al conosciuto, abbiamo messo in piedi tutta la rete degli amministratori locali, quasi tutte 29 i comuni della provincia sul tema della discarica vergine si sono riuniti e hanno fatto un consiglio monotematico per approvare un diniego per quanto riguarda la riapertura, seguendo la legge e vedendo qual è la condizione della discarica. Ce lo potrà dire anche Bianca, capogruppo del Partito Democratico, anche a Taranto, ed è un fatto storico, si discuterà, ecco, il diniego sulla riapertura della discarica vergine, e arrivo a concludere perché è veramente importante, non era mai successo fino a questo momento. Quindi la politica esiste, quella fatta per bene, e cerchiamo di non disperderla. Grazie. Grazie Antonio. Grazie Antonio. Allora, accanto a te Antonio, io lascerei il microfono a Roberto Erario, segretario PD di Roccaforzata. Ecco, anche voi siete interessati a questa riapertura. Cosa state facendo voi come amministrazione? Amministrazione proprio no, perché almeno il Partito Democratico è all'opposizione, certo. No, noi ci siamo attivati insieme agli altri circoli del comprensorio, ci siamo sentiti in un attimo con Antonio, con Michele, con gli amici di Monteparano, anche San Giorgio coinvolto, anche se è un po' più marginale il discorso, però Fragagnano anche molto importante, e non ci siamo attivati appunto per quantomeno, come ha detto Antonio, far conoscere il problema, perché molti purtroppo non sanno il problema, l'hanno sentito in passato, perché la puzza lo sentivamo tutti, se mentre era tramontana arrivava la puzza a Lizzano, quando era Grecale o Scirocco arrivava verso Faggiano e verso Roccaforzata, e si sentiva tanto purtroppo in passato. Noi Roccaforzata, paradossalmente, un sito che noi ci teniamo in modo particolare, che è il santuario della Madonna della Camera, è a soli 500 metri in linea d'aria dal sito che sarà impegnato per l'ampliamento della discarica, perché contrada Mennole è verso Lizzano, mentre Palommare è verso Roccaforzata e verso Monteparano, e purtroppo ci va di mezzo il santuario, che è un grosso centro liturgico, riferimento un po' anche della, non solo della vicaria ma anche della diocesi, perché era stato indicato come sito mariano, però da quello che sappiamo, comunque sia, prima di essere santuario della Madonna della Camera c'era una vecchia chiesa di rito greco di San Mennone, dove c'era proprio la sede episcopale di un vescovo greco, Chinnano. Ne parlano ben 5 pergamene tra il 1040 e il 1049, parlano di questo greco
che risiedeva proprio dove adesso è il santuario della Madonna della Campa. Giusto un passaggio, Michele l'ha ricordato in altri interventi quando ci siamo incontrati, sembra quasi un paradosso che mentre regione, provincia spingono affinché ci sia il turismo e ci siano delle situazioni di ricezione per incentivare il turismo, purtroppo paradossalmente ci sono queste situazioni, in particolare nel 2019 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il comune di San Giorgio Ionico, comune di Roccaforzata, Faggiano, Lizzano e San Giorgio per creare un parco naturalistico che, come ne parlava anche Michele, è uno dei più grandi della Puglia, e questo è anche importante, potrebbe essere un volano anche turistico per più occasioni, e quindi sembra un controsenso autorizzare una discarica nei pressi praticamente della più grossa discarica d'Europa. Questo è un vero e proprio controsenso. Grazie Roberto per l'intervento, e tu tiravi per la giacchetta ovviamente il padrone di casa Michele Vergine. In questo territorio si sta facendo tanto in tema di turismo, no? Vogliamo uscire anche qui dalla monocultura dell'acciaio, si sente dire sempre e spesso parlando di Taranto e della sua provincia. Ecco Michele, perché la riapertura della Vergine potrebbe inficiare alcuni progetti in itinere? Perché? Mi collego a quello che poc'anzi ha detto Roberto Erario. Il comune di Faggiano nel 2019, pochi anni fa, ha avuto una grandissima opportunità, ossia quella di diventare titolare del dosso collinare della Pineta, della macchia mediterranea e della ex Cava Savino. Siamo ormai, il comune di Faggiano è proprietario di circa 157 ettari, che rappresenta la superficie maggiore di questo dosso che va da San Giorgio e finisce a Lizzano. Il comune di Faggiano, nella qualità dell'ex sindaco Mimmo Sgobbe e successivamente Tonino Cardea, hanno avuto questa grande forza, ossia quella di essere il comune capofila per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che va, come giustamente diceva Roberto prima, da Lizzano a Braccia Roccaforzata, Monteparano, Faggiano, Fragagnano, Lizzano, per creare il più grande parco naturale attrezzato di Puglia. E poi oggi ci ritroviamo a discutere dell'insistere della riapertura di questa maledetta discarica in un territorio dove già anni addietro l'Europa addirittura aveva detto che il meridione dell'Italia doveva essere una zona dove il turismo doveva essere il motore portante. Oggi ci troviamo a discutere di questa riapertura, cioè, come diceva giustamente Roberto, l'assurdo, il dosso collinare, la natura, il verde, subito guardando a valle la più grande discarica d'Europa, senza dimenticare un altro piccolo passaggio che in linea d'aria a pochi chilometri, parliamo forse 5-6 chilometri, entro il 2026, correggimi Mino se sbaglio, riaprirà il più grande polo ospedaliero di Puglia, ok? Dove ci saranno, se non ricordo male, circa 700 posti letto, polo universitario e di ricerca, e poi a 7 chilometri si presume di aprire questa grande discarica. Credo che anche la politica in queste scelte strategiche debba avere un ruolo importante, e come diceva Antonio Lecce, non deve essere una questione campanilistica, no, queste problematiche non hanno colore politico, dovrebbero interessare tutti i comuni, tutti i sindaci, tutti i consiglieri regionali, tutte le forze politiche del territorio provinciale e non solo. Uno, faccio un altro passaggio, giusto 2 secondi e poi passo la parola, altrimenti mi linciate. Se noi guardiamo le mappe, okay, di questa zona, tutti i comuni Faggiano, Roccaforzata, Lizzano, Monteparano, Fragagnano hanno dei vincoli idrogeologici pazzeschi, cioè per costruire un'abitazione, molti di voi di Faggiano o dei comuni di Vidoli lo sapete, c'è bisogno di avere autorizzazioni o di rispettare delle cubature specifiche, perché abbiamo l'annoso ma anche giusto vincolo idrogeologico. Chissà come mai in quella zona lì dove c'è la discarica, sia quella ormai diciamo satura che quella che è ancora da riempire, non vi è nessun vincolo. Mino,
Qui credo che la politica in qualche modo debba intervenire, perché i vincoli che vengono messi sui territori vengono messi attraverso studi che fanno gli enti regionali e nazionali, eccetera eccetera, per cui la politica in queste cose deve essere forte, unita e compatta per risolvere queste problematiche che servono per il bene di questo territorio. Grazie. Bene. Io direi di fare l'ultimo passaggio sulla discarica Vergine e poi cambiamo totalmente argomento. Buonasera. E perché? Perché quello che non abbiamo ancora detto, ma lo diciamo adesso, è che la discarica Vergine, che effettivamente insiste su un territorio che riguarda Lizzano, è isola amministrativa di Taranto. Questo è un altro paradosso, questo è un altro paradosso. E accanto a me abbiamo Bianca Bosniaku. Ok, sono riuscito a dirlo come si deve. Capogruppo PD al Comune di Taranto. Ecco, ovviamente in questa faccenda entra di diritto, e soprattutto di diritto, il Comune di Taranto. Buonasera, prima di tutto io vorrei ringraziare il segretario del Partito Democratico di Fagiano, il compagno Michele Vergine, per l'invito che ha esteso anche al gruppo consigliare del Partito Democratico del Comune di Taranto, che io mi onoro di rappresentare e che mi ha permesso di stare stasera qui con voi in questa bellissima festa dell'unità. Ecco, approfittando dagli argomenti che anche accennato, ha introdotto il compagno Mino Boracino, io vorrei fare qualche ulteriore precisazione. Il piano regionale dei rifiuti urbani, come ha anticipato anche lui, non prevede un sito di discarica nel territorio di Lizzano, ma questo è frutto delle battaglie fatte dal Partito Democratico a vari livelli negli anni passati. Va precisato anche che in questo momento il procedimento esclusivamente tecnico amministrativo e non ricade, come altre forze politiche hanno cercato di far intendere, sulle competenze politiche del presidente della provincia. La normativa nazionale prevede che la parte politica che gestisce la regione e la provincia non abbia capacità decisionali, per cui i comuni, i vari comuni e le varie associazioni possono presentare le osservazioni nei tempi stabiliti dalla legge, come abbiamo cercato tutti di fare. Detto questo, io vorrei veramente dire un immenso grazie ai circoli del Partito Democratico sul territorio dei vari comuni del territorio della provincia, e a tutti i compagni che si sono veramente dati tantissimo da fare. Qua devo di nuovo nominare il compagno Michele Vergine del Partito Democratico di Fagiano, il compagno Antonio Lecce, col quale ho avuto un'interrotta interlocuzione, sempre a tutte le ore, sempre disponibile lui riguardo a questa faccenda, alla compagna Tomasi, insomma a tutti i compagni, grazie ai quali siamo riusciti a creare, come non mai precedentemente, una rete sul territorio che ha permesso anche al gruppo consigliare del Partito Democratico per la prima volta di prendere una posizione netta, e vi assicuro molto importante. Perché tecnicamente fondata, tecnicamente supportata, nel dire no alla riapertura della discarica Vergine, perché questo territorio, Alizzano, perché questo territorio ha dato veramente tanto. Vorrei ribadire che quando si tratta di difendere la salute e il territorio, il Partito Democratico c'è e ci sarà sempre presente a combattere a fianco ai cittadini. Grazie Bianca, mi tieni tu il microfono. La salute è importante, è vero, la salute è importante e la dobbiamo difendere a tutti i costi. È una questione ambientale, è una questione sanitaria,
di questioni ambientali e sanitarie a Taranto ne abbiamo già parecchie, non dobbiamo aggiungere altri carichi effettivamente. E rimanendo proprio sulla questione della salute, voltiamo pagina, perché è giusto fare un passaggio adesso, lo vorrei fare già con Mino Borraccino che è qua accanto a noi, parlando della sanità pugliese, insomma prenotazioni che slittano al 2025. È difficile entrare al pronto soccorso del Santissima Annunziata, ci sono tanti problemi sul territorio. Ma cosa succede, Mino, alla sanità pugliese? Allora, premesso che sarò brevissimo perché io sto già al secondo giro e stanno dei compagni e delle compagne che ancora devono intervenire. Allora, un po' di notizie davvero a mo' di comunicazione spot. La prima cosa, la discussione generale. I problemi della sanità non sono soltanto di Taranto, non sono solo pugliesi, attengono a tutte le regioni italiane perché derivano da una, diciamo, decisione, diciamolo, con delle competenze, anche con degli errori fatti dalla sinistra, da noi, dal centro-sinistra nel corso degli ultimi 20 anni per la vicenda del numero chiuso dell'università, dei corsi di facoltà di medicina, e quindi con un numero davvero sempre più risicato di professionisti, di medici, e quindi c'è una carenza eccezionale di medici che non vale soltanto per Taranto, non vale per la Puglia, ma vale anche per la Lombardia, per il Veneto, per tutte le regioni. Quindi diciamo, questo è un ragionamento di base che dobbiamo tenere sempre fisso. Ovviamente questo, Antonello e cari compagni e care compagne, non è la giustificazione, perché comunque si può fare massa critica con i medici che ci sono e si può gestire meglio il servizio. Allora, innanzitutto l'ospedale, il San Cataldo. Il San Cataldo, che dal punto di vista delle opere murarie oramai è pressoché finito, siamo a oltre il 90% delle opere ultimate, ci sono i 105 milioni di euro che il Comune, lo Stato, il Governo nazionale ritardava a mettere a disposizione per quanto riguarda invece le gare e quindi poterlo finalmente ultimare l'ospedale per quanto riguarda le apparecchiature, i macchinari tecnici e soprattutto per quanto riguarda gli arredi dell'ospedale. Ma finalmente ci siamo e oramai è speranza dell'amministrazione della ASL e quindi della regione di poter dotare finalmente, far utilizzare l'ospedale entro un anno e mezzo, diciamo entro i primi mesi del 2025, e contiamo di poter inaugurare questa struttura che conterà oltre 700 posti letto e che sarà un livello di eccellenza per quanto riguarda la sanità, che poi tra le altre cose è qui a pochissimi chilometri anche da Faggiano. Faggiano, oltre a Taranto, è il comune più vicino dal punto di vista chilometri. Sempre dal punto di vista sanitario voglio citare un'altra questione importantissima, vale a dire, finalmente abbiamo sbloccato i lavori per ultimare la banca dei saperi, quindi l'ex Banca d'Italia, la sede della facoltà di medicina, che sarà, diciamo, ultimata per i lavori, per i piani superiori, e quindi per dotare gli studenti, che oramai arriviamo a superare i 200 studenti che frequentano il corso di facoltà di medicina di Taranto, di spazi più idonei, e questa è una cosa importante. Voglio ricordare che il Consiglio Comunale di Taranto, e qui diciamo Mattia, Francesca e Bianca possono testimoniare quanto vi sto dicendo, ha approvato una variante allo strumento urbanistico perché all'interno del San Cataldo possa essere costruito un'ulteriore stecca per poter ospitare gli studenti dell'università, delle professioni sanitarie e del corso di medicina, per poter stare come in tutti i policlinici all'interno del nuovo ospedale. Quindi un'ulteriore spesa importante, ma soprattutto un ulteriore servizio che noi daremo di qualità al nostro ospedale e per quanto riguarda l'eccellenza della facoltà di medicina di Taranto. La questione delle liste d'attesa, la ASL di Taranto la sta affrontando proprio in questi giorni, in queste settimane. È stato approvato un progetto che prevede che per le ricette più importanti, quelle dove ci sono i tempi di prescrizione di una settimana e di un mese, le ricette saranno prese in carico dal CUP, e quindi
quando, come normalmente accadeva, una persona andava e trovava delle risposte che adesso le agende sono chiuse e devi ritornare o devi ritelefonare, questa cosa non avverrà più, perché la ASL si prende in carico la ricetta e poi sarà responsabilità della stessa ASL, del servizio CUP, poter ricontattare il cittadino o la cittadina per dirgli devi andare a fare questo esame giorno tot in quella struttura. Tra un po' la faremo anche con le ricette, quelle diciamo che non hanno un'urgenza, quelle diciamo che uno lo fa per, bravissimo, riferite e programmate, per quelle ci sarà anche a brevissimo la presa in carico dell'ASDAR. Una volta tanto, facciamo un applauso al management dell'AS di Taranto e facciamolo, perché questo è il primo esempio che si fa nella regione Puglia per quanto riguarda la gestione delle ricette. Quindi diciamo anche cose importanti che avvengono. Chiudo, approfittando veramente, utilizzando un po' di mestiere politico per via dei miei capelli bianchi, per dire una cosa che non è all'ordine del giorno, me la voglio dire, perché poi non prenderò più il microfono perché è giusto far parlare gli altri compagni e le altre compagne. Che voglio dire che rispetto all'anno scorso però, qui il clima è cambiato, non a Fagiano, è cambiato il clima politico nazionale. Noi un anno fa parlavamo di crescita, parlavamo del PNRR, parlavamo dei progetti che avrebbero fatto crescere i comuni. Oggi ci troviamo rispetto ad un governo che da 10 mesi a questa parte ha tagliato sui giochi del Mediterraneo, e sicuramente ne parlerà Mattia, ne parlerà Francesco, ne parleranno Bianca per quanto riguarda il commissariamento dei giochi del Mediterraneo, imposti con un'azione scorretta nei confronti del governo della città di Taranto e della regione Puglia, che invece con forza nel 2019 aveva ottenuto questo progetto. Ha tagliato finanziamenti importanti per il PNR, per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci sono, la bellezza, nella provincia di Taranto 164 progetti che sono stati definanziati per un totale di quasi 70 milioni di euro. Sono progetti importanti, progetti che riguardano anche questa comunità, il comune di Fagiano. Tonino, tu lo sai meglio di me, ha avuto un progetto di 820 mila euro definanziato per quanto riguarda le strade, e un altro progetto di 35 mila euro per i servizi sociali. Il comune di Monteparano, che è un comune ancora più piccolo, ha avuto un progetto di 950 mila euro definanziato. Questo è il governo di centrodestra, questa è la presenza di Raffaele Fitto, che sta bloccando la crescita ulteriore della regione Puglia e di queste comunità. E noi le dobbiamo dire, e attraverso l'azione forte del Partito Democratico, noi dobbiamo avere la capacità di costruire un'opposizione a questo governo che sta facendo danni a queste comunità e alla regione Puglia. Questa è la verità, di questo dobbiamo parlare e dobbiamo informare i cittadini, che non è una questione della sinistra contro la destra, è una questione di soldi, di risorse importanti che sono state, eliminate, tolte alle nostre comunità, a partire da questa cittadina, da questo comune come Fagiano. Grazie davvero e ancora grazie per questa magnifica iniziativa, che soltanto una storia politica come quella di Fagiano, di compagni e compagni che vengono da lontano, riescono a organizzare, perché io diffido da quelli che si avvicinano al partito soltanto sotto le campagne elettorali, avvicinandosi, anche volendosi camuffare da uomini della sinistra quando magari non lo sono, e nelle loro amministrazioni hanno anche la qualunque, uomini di destra, e si etichettano come rappresentanti di forze politiche che non hanno un ancoraggio politico. In questo comune l'ancoraggio politico c'è e si vede nella corretta e oculata amministrazione e nell'ottima amministrazione della cosa pubblica del paese. Grazie compagni, un saluto a Tonino Vergine e a Tonino Cardea e a tutti gli amministratori, grazie. E allora Nino, noi ringraziamo te per questo intervento davvero sentito, e tu parlavi dei giochi del Mediterraneo. Qui abbiamo 3 rappresentanti, per ora facciamo parlare Mattia Giorno e Francesca Vigiano, assessori al comune di Taranto, proprio sui giochi del Mediterraneo 2026. Il comune cittadino, ecco qua Mattia, il comune cittadino, no? In questi giorni che legge i giornali, legge un po' di notizie un po' particolari, contrastanti molte volte. Il vostro sindaco Rinaldo Melucci scrive a Ferrarese non risponde, poi si chiede un incontro e così via. Ma che cosa sta accadendo a questi giorni? Si fanno, non si fanno? Parliamo anche dello stadio, verrà fatto, non verrà fatto? Insomma, diciamo a che punto è la situazione. Mi è dato il carico da 90 stasera.
Ma intanto buonasera a tutti, grazie ai compagni e alle compagne del Circolo PD di Faggiano, un saluto a Tonino, il sindaco, a tutti quanti voi. Vi chiedo scusa per il ritardo, ma ero alla festa dell'Unità di Mottola. Lo sappiamo, non ti quindi preoccupare. Quindi sono corso da una parte all'altra, dove anche là, manca a farla apposta, parlavamo Mino di Fitto, di quanto abbia distrutto prima la Puglia, stia provando a distruggere l'Italia. Addirittura lì è partito l'appello a Fratelli d'Italia, candidato dall'Europeo, lo votiamo noi ma toglietelo dall'Italia, perché se continua a stare là ci distrugge il paese, le regioni, il mezzogiorno. Stessa cosa con Ubaldo Pagano, è una roba impressionante. Tutto quello che Fitto tocca viene distrutto. Purtroppo per noi ha toccato pure i giochi del Mediterraneo, quindi adesso, oltre diciamo a fare le corna e gli scongiuri, ci siamo messi al lavoro per proteggere il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni sui giochi del Mediterraneo. Cos'è successo, per semplificarvi la storia? Il governo è arrivato, si è trovato di fronte l'amministrazione regionale, l'amministrazione provinciale e quella comunale di Taranto, più quasi tutti i comuni della Puglia che partecipano ai giochi amministrati da forze di centro-sinistra, e banalmente ha deciso di commissariare i giochi per prendere in mano il timone come governo di centrodestra, né più né meno. Si è usata la scusa dei progetti mancanti, ed è una bugia che abbiamo smentito con più lettere a firma del presidente Emiliano e del sindaco di Taranto, perché non solo tutti i comuni dell'Interland che vengono sono stati riconosciuti per avere le risorse per fare una parte degli sport dei giochi hanno presentato i progetti, ma il comune di Taranto, che a differenza degli altri comuni ha lavorato per nuove costruzioni, quindi progetti molto più complessi, mentre i comuni, lasciatemi dire, più piccoli hanno progetti da 700.000, 800.000 euro, 1 milione di euro, il comune di Taranto ha una base progettuale di 120 milioni di euro, quindi si tratta di grandi interventi, lo stadio 50 milioni, la piscina 30 milioni, il centro nautico 25 milioni di euro. Quindi noi abbiamo lavorato per le progettazioni complesse, lo abbiamo fatto nonostante, quando siamo stati rieletti nel 2022, si è votato il Parlamento di lì a poco. Non appena a ottobre il governo Meloni ha giurato, noi abbiamo da subito richiesto i soldi che il governo Draghi aveva messo a disposizione per i giochi, 150 milioni di euro, ma dal governo Meloni noi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Si sono fatti 2 incontri, ancora non si sono sbloccate le risorse, e quindi il governo non ci ha dato i soldi per fare le progettazioni. Nonostante questo, noi abbiamo fatto le progettazioni, le abbiamo trasmesse al commissario, che ci ha risposto con le lettere: manca un file, manca un allegato, non lo riusciamo ad aprire. Noi abbiamo risposto mandando ancora e ancora le lettere con tutti gli allegati, e gli abbiamo trasmesso i DIP, cioè quelli che tecnicamente sono i documenti di indirizzo alla progettazione delle 5 opere più piccole del comune di Taranto, che comunque ammontano a circa 40 milioni di euro, 35 milioni di euro, e gli abbiamo trasmesso tramite Asset, che è un'agenzia della regione Puglia che realizza progettazioni importanti, complesse, ha lavorato anche sull'ospedale San Cataldo, sul polo didattico di medicina di cui parlava Mino, per il quale abbiamo inaugurato il cantiere dei lavori un mese fa. Abbiamo mandato il progetto della piscina, del centro nautico e delle 2 palestre di quartiere più importanti, a Paolo VI e alla Salinella. Abbiamo mandato una base progettuale avanzata, tant'è che il commissario oggi è in grado di poter fare un appalto integrato, cioè mandare in gara d'appalto il progetto esecutivo e già i lavori degli interventi. Quindi in realtà lui si sta perdendo in sterili polemiche, strumentalizzando delle cose che intanto sono colpa del governo, perché noi come amministrazione comunale i progetti li abbiamo fatti, pur non avendo avuto i soldi dal governo Meloni. Fitto si è negato agli incontri, non ha firmato i decreti, come non hanno firmato il decreto dei 105 milioni dell'ospedale. L'accordo di programma per completare l'opera l'hanno firmato questo mese con 11 mesi di ritardo, quindi noi stiamo scontando ritardi e provano a scaricare le colpe all'amministrazione Menucci, alla provincia di Taranto, alla regione Puglia, ma è una falsità. Noi lunedì pomeriggio incontreremo il commissario, perché dopo aver trasmesso tutto gli abbiamo detto: ma ce la vogliamo finire di fare botta e risposta con le letterine, è colpa mia, è colpa tua, è colpa di quelli, è colpa del governo, sediamoci e lavoriamo. Finalmente il commissario ha dato appuntamento al comune di Taranto, ma per vostra conoscenza non ha ancora dato appuntamento alla regione Puglia, non ha mai scritto al comitato organizzatore di Taranto per chiedere lo stato dell'arte, quali siano gli sport, dove far dormire gli atleti, come gestire la logistica, la mobilità, niente. È come se il comitato per loro non esistesse, quindi non c'è, tutto il lavoro fatto negli scorsi anni non c'è stato. Noi nel frattempo abbiamo appreso però che mentre
a Taranto si discuteva di progetti mancanti, il commissario si è andato a fare le passeggiate a Brindisi, a Lecce, nelle province di Brindisi e Lecce, per individuare nuovi impianti da finanziare, dove non solo non esistono le progettazioni esecutive definitive, non ci sono manco i documenti preliminari di progettazione. Quindi intanto dovrebbe spiegarci perché vai là a dire che a Lecce raddoppi i soldi sullo stadio, che a Brindisi aggiungi lo stadio, la piscina, e invece qui stai dando fastidio inesistente sui progetti che ci sono. Qui c'è qualcosa che non funziona. Io poi lancio una provocazione al centrodestra. Vi ricordate quando abbiamo fatto la campagna elettorale nel comune di Taranto, nei comuni della provincia? Taranto ai tarantini, ripetevano, l'Italia agli italiani e Taranto ai tarantini. Ma il centrodestra di Taranto, che ha avuto nominato un commissario di Brindisi per i giochi di Taranto, non ha detto niente questa volta? Ha fatto finta che stavolta Taranto non fosse dei tarantini? Non ne avevano ingegneri, architetti di Taranto che hanno preso un ragioniere di Brindisi e l'hanno messo a gestire i giochi di Taranto? Perché se poi le cose ce le dobbiamo dire, le dobbiamo dire tutte. Chiudo sullo stadio, perché potrei stare a parlare per ore sulle attività del comitato dei giochi. Sapete perché? Perché il comune di Taranto ha studiato in questi anni, noi abbiamo lavorato, siamo andati sui cantieri, abbiamo fatto i progetti, abbiamo incontrato la gente, con la regione abbiamo deciso nei master plan e nei piani di transizione cosa fare, il piano ecosistema Taranto, il piano Taranto futuro prossimo della regione. Ci sono 6 anni ad oggi di lavoro, non un giorno. Non si può pretendere di arrivare un mese, 2 mesi ad oggi e decidere di cambiare tutto, perché ci ha anche provato, ma adesso sta tornando indietro sulle nostre proposte, perché diventa difficile a 3 anni immaginarsi di stravolgere il mondo. Chiudo sullo stadio. Noi abbiamo avviato un iter che si chiama Project Financing, cioè un progetto di finanza. Per un grande progetto come lo stadio da 60 milioni di euro, metà soldi li mette il pubblico, metà soldi li mette il privato, che si rende disponibile a realizzare l'opera e ad avere la concessione per gestire quell'opera un tot di anni, che sullo stadio ammonta a circa 30-40 anni. Si è avviato un iter pubblico, si è presentato un gruppo privato, Gabetti, la più grande immobiliare d'Europa, non stiamo parlando di una società che fa le noccioline, fanno gli stadi, fanno i grandi palazzi, i grattacieli a Milano, e hanno presentato un progetto a firma dell'architetto Zavarella, che per chi non lo conoscesse è l'architetto che ha progettato lo stadio, lo Juventus Stadium, il nuovo stadio della Juve a Torino, quindi stiamo parlando di gente del mestiere, del settore. L'iter è arrivato a un certo punto, ci siamo fermati quando il commissario improvvisamente ci ha detto non finanzio lo stadio, non ci ha detto perché, non ci ha detto per come, non ci ha detto che cosa vuole fare allo stadio, ma è andato allo stadio di Lecce a dire che raddoppia la... E allo stadio di Brindisi, che non era previsto nelle opere del master plan dei giochi, dicendo che finanzierà probabilmente anche i lavori dello stadio di Brindisi. Quindi noi stiamo ancora aspettando risposte sullo stadio di Taranto da parte del commissario, perché se lui mette i soldi, conferma che la quota già prevista, quei soldi ci sono, a meno che non li vuole spostare a Lecce Brindisi, questo lo scopriremo tra 10 giorni quando scadono i tempi per presentare il nuovo piano delle opere da parte del governo. Se lui ci sblocca le risorse, noi siamo pronti stasera, domani mattina, a riprendere l'iter per completare lo stadio. I tempi ci sono, il progetto c'è, il partner privato c'è, quindi ci sono tutte le condizioni per fare questa opera. Lunedì ci siederemo al tavolo, torneremo a dialogare, perché sia chiaro, noi i giochi del Mediterraneo li vogliamo fare non solo perché ci stiamo lavorando da tanto tempo, ma perché questa città, questa provincia e questa regione hanno il diritto di fare questo evento, perché ci abbiamo lavorato, abbiamo sudato per arrivare fin qui, e non è che arriva il governo di turno che, siccome è del partito opposto, o c'ha il ministro rancoroso, perché io ve lo ricordo, Fitto a Taranto alle regionali di 1 anno e mezzo fa ha preso 20 punti percentuali in meno rispetto ad Emiliano, e questa è una ripicca politica, non c'è altro, e noi non ci pieghiamo alle ripicche politiche, continuiamo a lavorare per garantire che i giochi si svolgano. Grazie. Grazie Mattia. E allora io direi di concludere il dibattito con un'ultima domanda. Ovviamente il tempo non mi consentirà di passare la parola a tutti quanti, perché siamo già fuori tempo massimo e dobbiamo consentire poi alla gente anche di godere dello spettacolo che è stato preparato. Vorrei fare l'ultima domanda a Francesca Viggiano. In questa sera abbiamo parlato di tutto su questo palco, però volutamente abbiamo tenuto fuori la faccenda, la madre delle vertenze di Taranto, del territorio, che è l'Ilva, l'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. Come la vedete voi come amministrazione questa faccenda? Si risolve o non si risolve? Grazie Antonello, buonasera a tutti. Innanzitutto sarò brevissima nel saluto, non perché non ci tenga a salutare questa platea pazzesca, ma perché in realtà la domanda che mi pone Antonello è come se fosse la domanda della vita.
nel senso che ciascuno di noi, almeno noi che siamo seduti su questo palco e tantissimi compagni e compagni che sono seduti da quest'altra parte, la viviamo come nostra. Non credo che ci sia nessuno in questo territorio che possa sentirsi esente dal parlare di determinate tematiche. Ma devo constatare una cosa, tra una distrazione e l'altra, perché ovviamente quando si inizia a puntare, ah, c'è il cassonetto pieno, e quindi si distrae la platea, ah, siete ciucci, non sapete fare i giochi del Mediterraneo. Ma 4 anni fa, quando eravamo alla Villa Peripato a festeggiare tutti insieme perché Taranto si era aggiudicata dei giochi che ci siamo andati a prendere noi, ci dicevano, ma dovete pensare ad altri problemi che sono un po' più importanti, vi perdete nei giochi del Mediterraneo. Poi hanno capito che si potevano rifare le città e hanno iniziato a parlare di questo. Ecco, adesso noi abbiamo un silenzio assordante da parte del governo, o meglio, fanno i fatti. Cosa hanno fatto? Cosa si sono inventati in quest'ultimo periodo? Hanno prorogato determinate misure, c'erano 5 prescrizioni che la società avrebbe dovuto adempiere in un termine preciso, che è quello del 23 di agosto, 4 delle quali erano in capo al Ministero e una delle quali invece era in capo ai Vigili del Fuoco. Sostanzialmente, secondo il Ministro, che non nomino, c'erano tutte le condizioni per poter prorogare, perché le attività le avevano avviate, va tutto bene, Madama la Marchesa, continuate così. Nel frattempo, come previsto insomma dal riesame dell'AIA, in realtà si tratta di un vero e proprio rinnovo, signori. Questa gente continua a prenderci in giro, continua a sputarci addosso e dire che piove, ed è una roba che io non posso sopportare, ma non solo come appartenente al Partito Democratico, che ha dovuto fare un lavoro immane per cambiare la narrazione non solo di questo territorio, che vogliono continuare a piegare perché a loro gli fa comodo che noi siamo qui come servi sciocchi a fare i loro interessi. No, continuano a piegarci, mentre noi negli uffici, come delle piccolissime formiche, perché ci hanno tagliato tutte le ali, stanno provando in tutti i modi a depotenziare il ruolo della massima autorità sanitaria, che è il comune di Taranto, il sindaco di Taranto, ma noi non ci siamo piegati. E con quei picchi di benzene, oggi ce n'è stato un altro di picco di benzene, noi abbiamo messo un'ordinanza, e continuano a farci credere che siamo noi ad essere quelli sbagliati, mentre loro sono quelli giusti. Io non ci sto a questo tipo di narrazione, non solo del mio territorio, ma anche della vita di ciascuno di noi, perché nessuno si deve sentire esente, né tantomeno nessuno deve pensare che le cose non si vogliano cambiare. Io sulla mia tavola non ho una briciola di pane pagato con l'Exilva, io sulla mia tavola non metto il pane che invece dobbiamo assicurare ai lavoratori, esattamente come dobbiamo assicurare a loro condizioni di lavoro che siano da un punto di vista sia sanitario che ambientale ottimali, sicurezza nei luoghi di lavoro, ma soprattutto dobbiamo assicurare il futuro a quelle famiglie. E in questo modo, tra una proroga e l'altra, che è solo ed esclusivamente ad appannaggio di coloro i quali hanno investito all'interno dell'Exilva e non del territorio, in questo modo non si tutelano né le famiglie, né gli operai, né soprattutto il futuro di questo territorio. Noi abbiamo emesso un'ordinanza, adesso siamo sub iudice, quindi sui picchi di benzene attendiamo ovviamente quello che ci dirà il tribunale amministrativo, ma qualunque tribunale amministrativo, anche qualora dovesse continuare a perpetrare questo scempio nei confronti del nostro territorio, non sarà mai un tribunale giusto, perché le norme ovviamente che vengono applicate in materia di Exilva sono delle norme create ad hoc, perché il legislatore ha fatto sì che i picchi di benzene, impariamolo tutti insieme, i picchi di benzene non si misurano, i livelli di benzene non si misurano sul picco singolo, ma c'è una media annuale. Sapete che cosa vuol dire? Che io posso inquinare 7 giorni ininterrottamente, dopodiché per 15 giorni, 20 giorni diciamo si abbassano i livelli di benzene, e quindi quella media non verrà rilevata come una violazione della norma, ma verrà semplicemente rilevata come un picco che non vale. Io davanti a questa cosa non mi sono mai stata zitta e non posso stare zitta, ma non per qualcosa, non solo per la dignità che ci è propria, ma proprio per il mio territorio, per la mia famiglia. Io devo guardare in faccia mia figlia e devo dire che la madre ha fatto tutto quello che poteva pur di poter aiutare questo territorio in cui lei vive, e io spero che possa continuare a vivere e a fare lei anche la sua famiglia in questo territorio. Io non mi piego davanti a questo,
se la norma è sbagliata, noi abbiamo reagito con un rimedio extraordinem, dopodiché ci diranno che non è abbastanza, ma ci devono venire a guardare in faccia. A me non me ne frega niente che a Roma continuino a perpetrare questo scempio nei confronti della città di Taranto. Noi come Partito Democratico abbiamo fatto una battaglia, grazie al nostro onorevole che sta a Roma, che continuiamo a lottare nei palazzi dove realmente poi il legislatore va a modificare quelle normative. Il sindaco di Taranto si è preso sulla spalla una croce, che è la croce di ciascuno di noi. Noi in questo però dobbiamo essere tutti compatti, perché loro giocano sulle nostre sulla nostra disgregazione, loro continuano a giocare anche sulla nostra benevolenza, anche perché nei confronti del governo uno dovrebbe avere anche un minimo di fiducia. Io non ho fiducia, è lo stesso governo che ci sta condannando e ci sta dicendo addirittura che a volte i poveri mangiano anche meglio dei ricchi. Mi fate schifo, questa è la verità. Non avete considerazione dei territori, non avete considerazione delle fragilità. Avevate detto che avreste sostanzialmente bloccato il fenomeno dell'immigrazione clandestina, invece state creando nuove sacche di povertà, state andando a caricare tutto sulle spalle dei comuni. Signori, svegliamoci tutti, questa è la realtà. Ci stanno sputando addosso e ci dicono che piove, basta. Grazie Francesca, condividiamo il tuo intervento, è ora di dire basta. Allora io direi che il dibattito è concluso, i tre giorni di dibattito sono finiti, quindi io ringrazio Faggiano, ringrazio tutti quanti voi e lascio la parola al segretario cittadino Michele Vergine per i saluti finali. Grazie a tutti quanti. Grazie Antonello, grazie a voi tutti, grazie a voi cittadini, ospiti della Festa dell'Unità di Faggiano, ringrazio tutti i rappresentanti dei circoli della provincia di Taranto, vedo rappresentante della segreteria cittadina della città di Taranto, segreteria di Sava, insomma ci sono un po' tutti, cittadini, forestieri, grazie ai compagni e alle compagne che lavorano nei gazebo per darci qualcosa da mangiare con tanti sacrifici e tanta dedizione. Grazie ancora, vi auguro buon proseguimento di serata stasera e domani sera con la chiusura della festa. Arrivederci e buona serata.